Euroregione News. Gorizia, la perla orientale. Nel 2025 Nova Gorica e Gorizia saranno capitale europea della cultura e questo, come rimarcato dall'assessore alla cultura e allo sviluppo turistico del comune di Gorizia, Fabrizio Oreti, porterà tantissimi turisti da tutto il mondo a visitare la città, che per ultima ha visto l'abbattimento del muro che l'ha divisa in due per 57 anni. Il miglior biglietto da visita di un turista, di un visitatore, di un colui che scopre il territorio, è proprio il cittadino. È lui che ha la chiave della città in mano, che promuove, propone e fa conoscere quelle che sono le nostre eccellenze. Lo diciamo spesso e mi piace ribadirlo. Gorizia è una città di 34.000 abitanti, ma credetemi, se adesso mi metto qui a parlare e vi racconto tutte le varie sfaccettature che può vantare la nostra città, dimostriamo di essere una città legata alla cultura, alla storia e anche alla gastronomia. Perciò io l'invito che faccio ai telespettatori, non appena si potrà, non appena riuscirete o vorrete, visto il titolo ottenuto, venite a fare un giro a Gorizia e a Nova Gorizia e scoprite quello che di buono può offrire la città. E in questo momento potete scoprirlo sia attraverso i canali social e sia attraverso le pagine, i siti istituzionali, ma credetemi, cominciamo a scoprirlo adesso per arrivare poi al 2025 preparati, ma soprattutto pronti per questa occasione che è unica e non riguarda soltanto le due città. Il simbolo indiscusso del nostro territorio è il castello. E è così prezioso e importante che all'interno anche del Beat Book, cos'è il Beat Book? È il documento madre, è un progetto con cui Nova Gorizia e Gorizia hanno vinto il titolo di Capitale Europea della Cultura. All'interno del Beat Book ci sono tre progetti legati al castello per capire quant'è importante e nonostante questo basta guardare il libro dei visitatori per capire quanto è apprezzato. Appena riapriremo, potremo riaprire il castello, in questo momento noi ospitiamo una mostra che è quella di Massimiliano I, il fascino del potere. Visto che il Covid non ci ha permesso di poterla esprimere, esporre così come volevamo, la prolungheremo nel tempo, per venire in castello, perché all'interno c'è una bellissima mostra che merita di essere vissuta. E perciò partiamo dal castello, e poi possiamo benissimo scendere giù nel centro città e vivere quello che è la sinagoga di Gorizia. Gorizia è una importante, visto che Gorizia è la città della storia, Gorizia ha un importante legame anche trasfrontaliero, perché lo ricordo, abbiamo la sinagoga più antica di tutta la regione, 1756, che si ricollega anche qui, per dimostrare che la candidatura di Nova Gorizia e Gorizia è reale, non è scritta su un libro, si ricollega al cimitero di Val di Rose, che in questo momento ha Nova Gorizia. E la sinagoga, prima della pandemia, facciamo anche molti eventi musicali e non gastronomici e continueremo e torneremo a farli. Perciò castello, sinagoga e poi come non farsi in giro in Via Rastello, quello che era un po' l'emporio della nostra città, dove c'è un fascino tutto mitteleuropeo. Poi c'è Piazza Sant'Antonio con tutto quello splendore che è legato anche a Palazzo Lantieri, ma poi raccontiamo anche, abbiamo un bellissimo palazzo che è la Fondazione Coronini. Coronini in Italia, Kronberg a Nova Gorizia. Vedete quante cose in comune le due città hanno da un punto di vista culturale e non solo. Palazzo de Grazia. La leggenda narra che a Palazzo de Grazia ha alloggiato per qualche notte Napoleone Bonaparte. È una bellissima struttura dove noi ci ospitiamo tantissimi eventi musicali. Prima sempre di questa maledetta pandemia avevamo organizzato un bellissimo momento che piaceva molto ai cittadini, ma portava anche turismo domenicale, che erano i concerti aperitivo della domenica. Alle ore 11 si iniziava con un concerto di un'ora, un brindisi, un buon aperitivo, ci dicevamo buona domenica e si tornava a casa. Questo era fatto in maniera impeccabile dell'Associazione Casa delle Arti, dal maestro Claudio Oliviero, che ringrazio. Per dire, perciò poi c'è Palazzo de Grazia, poi c'è il Corso Verdi e poi c'è una città che è da scoprire anche da un punto di vista enogastronomico. Abbiamo diverse realtà in città, ma abbiamo anche diverse eccellenze, il vino, i produttori della Ribolla Gialla di Oslavia, il miele di Lucinico. Cioè, sto facendo dei focus proprio per rendere l'idea di tante cose che si possono visitare, degustare, apprezzare nella nostra città. Questa piazza è l'emblema di un confine che è diventata frontiera. Se pensate, nelle nostre menti il confine è sempre quella chiusura, che oggi, grazie a questo esempio che ci ha concesso l'Europa, grazie al titolo, possiamo dimostrare che un confine che è chiusura diventa frontiera che è apertura. Questa piazza lo vedete, penso che è uno dei pochi luoghi in Europa, in questo momento se non l'unico, ma non voglio peccare di presunzione, dove uno può mettersi benissimo con un piede in Italia, uno in Slovenia ed essere a cavallo dell'Europa. Credetemi, se pensate che 100 anni fa
In questo territorio si combatteva e si moriva, ed oggi possiamo vantare questo con un titolo di Capitale Europea della Cultura. Potete capire benissimo i grandissimi passi in avanti che sono stati fatti in un lasso di tempo, perché 100 anni da un lasso di tempo temporale brevissimo, sono stati fatti in questo territorio, e ci fa piacere che l'Europa lo abbia riconosciuto, e pertanto noi in questo momento diventiamo anche uno strumento prezioso come esempio, a dimostrazione che la contaminazione, la diversità, il rispetto delle diverse sensibilità di luoghi e persone può portare a accrescere un territorio. Questo è quello che è avvenuto, questo è quello che sta avvenendo, questo è quello che abbiamo scritto nel Beat Book. Molti ci dicono: adesso che avete vinto il titolo dobbiamo, e credetemi, fortunatamente abbiamo un documento madre, come lo accennavo prima, questo Beat Book dove abbiamo già scritto, abbiamo già definito all'Europa in maniera dettagliata quello che faremo da qui fino al 2025. Perciò abbiamo le idee chiare, ma non soltanto abbiamo le idee chiare, abbiamo dimostrato le due città, i due sindaci, tutti i professionisti, il gruppo EGOC, ISIG, IGECT, tutti coloro che hanno avuto un ruolo e un titolo all'interno di questa bellissima esperienza che è stata la candidatura e oggi è la capitale. Beh, possiamo dire benissimo una cosa, che abbiamo dimostrato che non soltanto sappiamo vincere, ma dimostreremo con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione che sapremo ottimizzare un titolo. Perché, come ha detto più volte anche il sindaco Ziberna, lo scopo importante qual è? Sicuramente arrivare al 2025, dove aspettiamo oltre 1 milione di persone, ma è traguardarlo, nel senso, lo scopo, uno dei scopi del titolo è anche quello di prendere dei territori speciali, particolari, con delle eccellenze ma poco conosciuti, e grazie a questo titolo renderli autonomi, autosufficienti, in modo che possano camminare con le proprie gambe. Questo è quello che le due città hanno intenzione di fare. Pertanto, con le ricchezze culturali da una parte e le ricchezze culturali dall'altra, certamente porteremo avanti questo importante e prezioso traguardo, perché, come dicevamo prima, la cultura in questo momento ha lo scopo anche di portare indotto, ed è quello che stiamo facendo. Da Gorizia, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.